sono solo con l'app e sono partita lì, sono arrivato qua alle 5 e mezzo. Chi hai chiesto di incontrarlo? Ma voglio esporre un mio problema. Io sono un artigiano edile, sono una ditta individuale. E poi ci sono dei problemi che riguardano il lavoro, cioè non si riesce più a lavorare così. È impossibile, è troppa burocrazia, troppe cose. Io non posso mantenermi una segretaria, devo sbrigarmi tutto io, ma cioè io ho fatto terza media, dove arrivo arrivo e penso di. Però poi cioè, arrivi al punto che crolli, cioè non ce la fai più a. Ad andare avanti. E ho votato Grillo, sì, sì, ho votato Grillo. E spero di non aver sbagliato come ho fatto nel 2008 votando Silvio. Cos'è che ti ha spinto a venire qui a chiedere udienza, a farti ricevere? Un consiglio da lui, per me è importante. Poi. Che riguarda la tua azienda? Sì, sì, i problemi della mia azienda, ma non solo della mia azienda, di mia azienda, io sono un artigiano edile, con una ditta individuale, ma sono i problemi di migliaia di persone. Cioè di... Cos'è che le è arrivato stamattina? Niente, lo sfratto di casa, i 5 mesi che non pago, sono un artigiano edile. Anche lei, anche questo signore che c'è qua. Ho dato 20 voti a Beppe Grillo, la mia famiglia. E ora voglio vedere cosa fa. Ma ha fatto Grillo. La foto del voto che ha dato? La foto non l'ho fatta, è vietato dalla legge. Appunto, meno male, dico, vietato, no? Perché siccome c'è chi l'ha fatto, è voto di scambio legge. Quello no, non si fa. No, assolutamente non l'abbiamo fatto, okay. Però c'ho tante, cioè c'è la mia famiglia che può testimoniare che abbiamo votato Beppe Grillo. E adesso cosa chiede? Chiedo cosa fa. Io domani mattina esco di casa, c'ho lo sfratto esecutivo. Posso chiamarti collega? Certo, sì, sono un artigiano edil Marina. Mauro. Piacere, Piscitello. E voglio vedere un attimino. No, io ho dato, adesso chiedo. Sì, fai bene. Ma cosa chiede? Un consiglio? Cosa chiede? No, chiedo cosa devo fare. Lui ha promesso tante cose. Hai chiesto anche a chi c'era prima? Ho chiesto a chi c'era prima, non ha fatto niente. Io ho un anno che non lavoro, un anno. Quindi non ho incassato una lira. Ma cosa aspetta che le risponda oggi Grillo? Qualcosa mi deve dire. Chiedo a Grillo cosa devo fare. Lui ha fatto tante parole in questa campagna elettorale, mi ha convinto, ci ha convinto, l'abbiamo votato, ora voglio vedere cosa può fare per noi.